Ottavo torneo internazionale di Paris Hockey di Torino, siamo al termine della partita fra Italia e Corea, finita 4-0 per la Corea. Abbiamo ospite il nostro portiere Gabriele Araudo. Allora Gabriele, quando sei sceso in campo e hai visto dopo quasi un anno di nuovo la Corea, quali sono state le tue sensazioni? Una squadra come un'altra da affrontare, sai, quella partita non la potremmo rigiocare se non fra 4 anni, se avremo l'occasione. Quella partita l'hanno vinta loro e quindi la medaglia è al collo loro. Noi dobbiamo cercare di sfruttare questo torneo per salire di condizione, per fare bene al mondiale, e questo è il nostro obiettivo. Poi sai, hai Corea, Stati Uniti o Canada, per noi una squadra vale l'altra. Noi dobbiamo raggiungere il loro livello di condizione anche per aiutare i giovani, questa è una squadra molto sperimentale, per togliergli le paure, sai, della prima partita internazionale, la televisione, sono comunque tutte cose che a un ragazzo giovane con la maglia dell'Italia può dare soggezione. Da questo punto di vista, come li hai visti i ragazzi che oggi hanno debuttato con la nazionale? Come si sono comportati? Io ho visto un'ottima nazionale, abbiamo concesso qualche errore, ma è di inesperienza, ci può anche stare. Abbiamo avuto noi nel primo tempo chance da gol per andare in vantaggio, non ci è girato male, però l'hockey è così, capisci che se non riesci ad avere anche un po' di fortuna poi le cose girano male, ma tutto sommato sai, 4-0 questo non è calcio, eravamo 3-0 al terzo tempo, sai, un gol o due cambia completamente la situazione in questo sport. E senti, un'ultima domanda, cosa cambia? Oggi avete rotto il ghiaccio, i nuovi hanno rotto il ghiaccio, cosa vi aspettate per le prossime partite? Ma ci aspettiamo sempre un innalzamento della condizione nostra sul ghiaccio, abbiamo fatto pochi allenamenti prima di arrivare in questo torneo, non abbiamo sfigurato atleticamente, il terzo tempo è stato ai punti, abbiamo vinto noi perché avevamo più condizioni rispetto a questi coreani che sono professionisti. Domani in Norvegia, altra squadra di condizione altissima con molti giovani, e lì vedremo come riusciamo a gestire le energie con 3 partite ravvicinate. Mi è venuta in mente un'altra domanda, questa è veramente l'ultima. Allora, tanti tuoi compagni, qualcuno dei tuoi compagni che hanno partecipato alle Paralimpiadi hanno deciso di smettere col Paris Hockey, invece tu sei uno di quelli della vecchia guardia che invece continua molto, molto motivato. Perché questa scelta? Ma perché lo sport che amo lo faccio volentieri, riesco a dare il mio contributo alla squadra. Quando poi non riuscirò più a dare il mio contributo verrà anche per me l'ora di smettere. Però se continuo ad allenarmi con costanza e con entusiasmo, vedo molto lontano il giorno del mio ritiro. Grazie Gabriele, in bocca al lupo.